Mister, ancora errori difensivi, regalano un doppio vantaggio al Campobasso, ma poi è forte la voglia di portare a casa un risultato e Catanzaro ce la fa. Sì, la voglia di recuperare era tanta, ce l'abbiamo fatta e siamo contenti. Nonostante che abbiamo giocato contro un'ottima squadra, ci ha messo in difficoltà nelle ripartenze, però tranne i due gol che gli abbiamo regalati noi, non è che abbiano creato chissà che cosa oggi. Poi se uno guarda la partita a modo suo dice sì, 2-0, pareggiata alla fine, sono rimasti in 10, però credo che una squadra forte e che vuole ottenere un risultato sul campo lotta finché l'arbitro non fischia, deve sempre lottare. Noi l'abbiamo dimostrato e alla fine abbiamo meritato un pari. Decisivo anche l'ultimo cambio che molti non avevano compreso, è una scelta tecnica. Sì, una scelta tecnica perché non mi dava quella spinta che volevo a destra. Abruzzese me l'ha data, non ho per il gol, ma me l'ha data perché si vedeva che era uno che cercava sempre di arrivare fino in fondo a fare l'1-1, l'uno contro uno, a mettere palla in aria. Credo che me l'abbia fatto bene e alla fine si è meritato anche di fare gol. Carboni, forse non è stato il miglior Catanzaro della stagione, però alla fine ha prevalso la voglia di portare a casa il risultato. Sì, sicuramente non è stato, come dicevi tu, il Catanzaro più bello, però sicuramente ha confermato una cosa, che non vuole mai perdere, è la caratteristica principale che sta uscendo fuori in questo periodo, è quella della voglia di portare a casa comunque sia, nel bene o nel male, punti importanti per muovere la classifica. Non è stata una bella partita, soprattutto anche, parlo a livello personale, in un campo secondo me al limite della praticabilità, poi anche sotto di due gol, però non abbiamo mollato. Sono contento soprattutto perché ha fatto gol Abruzzese, che non era ancora riuscito a segnare, poi veniva da un periodo così e così, tra infortuni eccetera, invece è entrato bene, ha fatto il gol nel pareggio. Ulloa, non ci credeva quasi nessuno, ma siete riusciti a recuperare questa partita, a pareggiare con un tuo gol che ha sbloccato la situazione. Sì, è vero, la verdad que muy contento, porque jugamos con una squadra muy buena en tutti las líneas, pero bueno, Catanzaro una squadra que nunca mai baja los brazos y por suerte pudimos parejar. ¿A chi dedichi il gol? A Nato y a mi moglie, Diana Testa.